invece in una zona che si trova sotto le propaggini dei Monti Sabini, verso la valle del Tevere, non lontano dal confine con l'Umbria, nella valle del torrente Aia. Qui, al lato del santuario di Santa Maria di Vescovio, in un ambiente rurale molto aperto e paesaggisticamente integro, si trova la località di Forum Novum. Il santuario di Vescovio, tra i più noti e più importanti monumenti della Sabina, sorge nell'area dove anticamente si trovava proprio il municipio romano di Forum Novum. Di notevole bellezza la torre campanaria, a 5 ordini di finestre, costruita in epoca posteriore alla chiesa, facendo uso di materiale di spoglio come frammenti scultorei e lastre marmoree. Questo santuario è indubbiamente il centro più antico della storia civile e religiosa della Sabina. La località di Vescovio corrisponde proprio all'antica città romana di Forum Novum, di cui parlavamo, la quale, con l'avvento del cristianesimo, divenne anche centro di fede e propaganda religiosa. In esso sorse, dal IV secolo d.C., la sede dei Vescovi Sabini, che durerà fino al 1495, per proseguire poi la sua storia come il più importante centro mariano della Sabina stessa, se è vero che sin dal 782 d.C. i Sabini venerarono la Vergine Forumana. Vescovio, la retta pronuncia vuole l'accento sulla I, è quindi l'antica Forum Novum del tempo di Roma e della Sabina. Forum Novum, dunque, corrispondente all'attuale Vescovio e frazione del comune di Torri in Sabina, fu sede nel VI secolo di una delle tre antiche diocesi della Sabina, assieme a Cures Sabini e Nomentum. Da quel momento i vescovi portarono il titolo di Episcopi Sabinenses. Nell'antico borgo romano era sorta la cattedrale di Santa Maria e l'episcopio, da cui probabilmente il borgo prese il nuovo nome. La serie di consistenti resti della città romana di Forum Novum si trova in un'area molto prossima all'importante santuario cristiano. Nella zona circostante sono emersi isolati resti di edificazioni imponenti, probabilmente monumenti funerari.